Il bilancio di SVT si chiude con una perdita da 1,7 milioni di euro, minori introiti sui biglietti per quasi 7 milioni rispetto al 2019. I viaggiatori complessivi sono scesi da 28 a 20 milioni e si aspettano i ristori promessi dal governo. Con 64 agenti su 110 che non possono lavorare di notte e un'età media di 50 anni, diventa impossibile organizzare il turno fino alle 3 del mattino. Trattativa possibile dopo l'estate. Duro attacco del dirigente della Sanità Veneta Luciano Flor nei confronti del primario di pronto soccorso a Vicenza, Francesco Corà. Nel frattempo è sempre più emergenza anche per i medici di base. Anche un vecchio materasso abbandonato davanti al cassonetto. Scattano le sanzioni per 11 vandali dei rifiuti e il municipio organizza corsi per prevenire le truffe agli anziani. La Sapienza di Roma e la Bicocca di Milano raccolgono dati per la mobilità sostenibile di Vicenza. Lo studio, voluto da Confartigianato, mette in luce la necessità di manager del traffico. Un'impresa vicentina gira i meccanismi doganali di importazione per non pagare i dazi imposti dall'Unione Europea sui prodotti cinesi. Sequestro da quasi mezzo milione di euro. Il comune di Isola Vicentina farà la sua offerta per acquistare all'asta fallimentare il centro tecnico Morosini, dove si allenava il Vicenza. Dovrebbe essere l'unico concorrente. Alla vigilia della partita con la capolista Lecce parla mister Baldini. Il Vicenza deve mettere in campo tutto quello che ha, gambe, testa e cuore. Da oltre